a tutti di nuovo, rinnovo il saluto a chi era già qui ieri sera e quindi ha già preso parte alla nostra rassegna letteraria Le pagine in cammino, volute appunto dal Club Runner, dal nostro presidente che si impegna con grande passione, coadiuvato dal signor Tommaso Valente e da tutti quanti gli altri. Io mi riferisco a Tommaso Valente perché insomma, ovviamente, è da tutto il club in realtà. Il più vecchio, il decano, io ho detto questo, è il decano. Allora, quindi questa sera c'è un cambio di programma, in quanto il dottor Imposimato ha avuto un problema familiare che gli ha impedito di partecipare. Si è trattato di un impedimento dell'ultimo minuto e per fortuna però la presenza di Roberto Ippolito qui, che in realtà è l'ideatore delle pagine in cammino, ha consentito di non annullare questa serata. E quindi questa sera noi presenteremo l'ultima opera di Roberto Ippolito, che è Ignoranti. Io oggi sono in questo doppio ruolo che in realtà non mi è del tutto familiare, diciamo padrona di casa del club, ma adesso anche di intervistatrice di Roberto Ippolito. Quindi prendo così, assumo questo nuovo ruolo e vi presento intanto brevemente Roberto Ippolito. Parliamo di una delle espressioni più alte del giornalismo italiano, che è autore di bestseller quali Evasori e Il bel paese maltrattato. Quest'ultima fatica è dell'aprile 2013. Si tratta veramente di un saggio che riesce a fotografare in maniera impietosa un'Italia che sta scendendo sempre più giù nelle classifiche, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista economico, in quanto, e questo è uno degli aspetti belli che adesso ne metteremo in risalto, in quanto cultura ed economia non sono queste entità così distanti come talvolta si lascia intendere. E allora vediamo subito. Io vorrei cominciare innanzitutto facendo questa riflessione. Quindi in pratica noi mettiamo sullo stesso livello gli Evasori, chi con la propria incuria ha consentito il degrado del paesaggio e dei beni culturali è gli ignoranti. Cosa significa? Buonasera, grazie. Intanto sono veramente dispiaciuto, l'ho sentito ieri pomeriggio Ferdinando Imposimato e quindi mi dispiace, ho preso gli ultimissimi accordi e mi dispiace molto. Vi ringrazio di essere qui comunque, di non essere andate via, sono molto contento di questo. Oltretutto siete qui con ignoranti, come dire, non è il massimo della vita, però che dobbiamo fare? E sì, c'è un filo conduttore tra questi temi, perché è la questione di che cosa noi siamo oggi, qual è il senso che noi abbiamo della nostra società, della nostra collettività. Io ho molto a cuore il tema dell'evasione fiscale, non tanto perché ho fatto della lotta all'evasione fiscale, ovviamente, non tanto perché ho pubblicato un libro quando nessuno ne aveva scritto per niente, ma perché è un punto fondamentale dell'ingiustizia sociale, è un punto decisivo della mancanza di tanti, purtroppo, a partecipare alla vita pubblica in modo giusto, in modo equo. Poi ovviamente il fisco ha tanti problemi, tanti errori, ci mancherebbe altro, gli eccessi, anche la pressione fiscale eccessiva, chi di noi non vorrebbe pagare meno tasse, ma il tema dell'evasione fiscale significa ritrovarci insieme nella collettività e avere le risorse per le spese fondamentali. Messe da parte le questioni pesantissime degli sprechi e degli eccessi della spesa pubblica, beh, oggi noi per la cultura investiamo un terzo di quello che si investiva 10 anni fa. Il raffronto rispetto a quello che si investiva negli anni del miracolo economico è pazzesco, veramente molto più basso, pur essendo in teoria assolutamente cambiati e migliorati. Siamo al 22° posto in Europa
per la spesa per l'istruzione, ultimi per la spesa per la cultura, 22esimi su 27 paesi per la spesa per l'istruzione. Ovviamente, lo diciamo subito, il dato economico non risolve tutti i problemi. Prima del dato economico c'è il cuore, c'è la testa, c'è ciò che vogliamo, c'è il senso della collettività. Però un paese che non investe sulla propria preparazione non è un paese che va lontano. Ecco perché, rispondo alla tua domanda, tutto si tiene. Va benissimo. Certo, riesci nelle tue pagine a dare una panoramica inquietante. Ci sono dei pretesti, ne vogliamo parlare? Pretesti nel senso di premi prima? Vediamo, appunto. Intanto perché sono posti prima persino del sommario, e quindi sono in questo senso prima del testo, ma sono anche dei pretesti, mi pare, veramente, per avere una discussione, o sbaglio? Proviamo. Vediamo, allora, chi vado io, li leggo? Allora, per esempio, François Hollande, in occasione dell'insediamento dopo le elezioni, dice: la nostra priorità sarà la scuola. Silvio Berlusconi, il 4 agosto del 2003, dice: pur essendo proprietario della maggiore casa editrice italiana, probabilmente da forse 20 anni non leggo un romanzo. Non andare avanti, altrimenti non riusciamo a dire altro. Allora, confronto fra i due, però sì. Tentiamo, allora, di vedere, cominciamo così in modo leggero, di vedere chi siamo. Non so se c'è qualche amministratore locale in questo momento. Perfetto, e non so se sa che il sindaco dichiara lo stato di guerra. Questa frase, che può sembrarvi strana, è una frase contenuta nella prova di un concorso a Orbetello. Quindi non solo gli strafalcioni, non solo abbiamo con l'H, tutto documentato e tutto testimoniato con precisione. Nel libro trovate per ogni affermazione la nota, sia che sono gli strafalcioni, sia che sono i dati, si può recuperare tutto, così avete la prova del 9. Al di là dello strafalcione, la questione è la difficoltà di esprimere dei concetti, l'imprecisione dei concetti, l'assurdità dei concetti. In quel caso il risultato è che tutti i laureati candidati a quel concorso sono stati tutti bocciati. Attenzione, bocciati nel senso che non hanno superato neanche lo scritto. Visto che qui siamo in una terra dove si produce olio, vi devo anche qui fare un avvertimento. Attenzione, tempi duri per l'olio. Questo dovete essere informati. Perché? Perché è il momento, vedo che lui è un po' sconvolto, però è così, è il momento della burocrazia. Burocrazia, chi è che ha inventato questa parola? Uno chef particolarmente estroso, un conduttore di programma televisivi, un personaggio in vena di invenzioni linguistiche? Assolutamente no, semplicemente anche qui, un altro laureato di un altro concorso, in questo caso Arrapallo, che aveva, come dire, chiamava raddoppiare, invece di burocrazia, burrocrazia, invece di adozione, adozione, invece di spazi, spazi. Ricordare questo, ovviamente siamo a Rapallo, laureati di tutta Italia, quindi non ce l'abbiamo con i rapallesi, non ce l'abbiamo con quelli di Orbetello e via dicendo, tutti bocciati anche a Rapallo, il posto che doveva essere assegnato con quel concorso non è stato assegnato. E quindi che cosa possiamo ricavare da questo? Che perfino i laureati non hanno una preparazione adeguata. Attenzione, i pochi laureati, perché nonostante la diceria tutti in Italia si laureano, siamo ultimi in Europa per il numero di laureati, ultimi. Nonostante questo, dal 2003 a oggi, anno dopo anno, continua a scendere il numero delle immatricolazioni all'università. Quindi ne abbiamo pochi e andiamo peggiorando. Anche qui una precisazione: non è che tutti i problemi del mondo sono risolti con l'essere laureati, e non è che o siamo laureati o non valiamo niente, ci mancherebbe altro.
però è un dato del confronto internazionale assolutamente significativo. E allora cosa vuol dire questo? Che stiamo in un paese che non stiamo investendo nella preparazione, nello studio, nella nostra formazione. Quando la, che non è esente da difetti, ci mancherebbe altro, non è che tutto quello che all'estero è mitico, fa quell'affermazione, comunque dichiara un impegno. Noi neanche per un motivo demagogico abbiamo qualcuno che dichiara voglio impegnarmi per la scuola. Io sto sempre molto attento, detesto più di ogni cosa le generalizzazioni. Non è vero che sono tutti uguali, le differenze ci sono assolutamente, ci mancherebbe altro, non renderemmo onore alle persone e a tanti che si danno da fare e si impegnano. Però l'impegno per l'istruzione, per la cultura, per il sapere in Italia è stato piuttosto scarso negli ultimi anni, via via scendendo. Poi possiamo entrare nel merito di quello che è successo in questi anni. Nell'ultima campagna elettorale credo che nessuno di noi abbia visto accapigliarsi leader politici, esponenti politici, ma anche cittadini, perché poi non esistono solo gli esponenti politici, per questioni legate al sapere, alla conoscenza. Abbiamo visto, tutti quanti ci siamo accapigliati per l'IMU, ritenendola, come dire, il cuore di tutti i problemi della nostra vita. Certo, risparmiare sull'IMU, chi è che non, tutti i proprietari di casa sono contenti, però poi uno Stato squinternato, un'economia che non funziona, forse dà qualche altro problema, una qualità della vita che non è adeguata. E quindi abbiamo sicuramente dei problemi pesanti, e questa è la prima risposta, perché poi hai messo insieme, come dire, un'affermazione molto precisa invece di Silvio Berlusconi. Perché ho voluto riferire, fra virgolette, quella frase, quindi, come dire, non gli faccio un torto, visto che l'ha detto lui, non è... io non c'entro niente. Dichiarare, pur essendo il proprietario della maggiore casa editrice, probabilmente sono 20 anni che non leggo un libro, che cosa vuol dire? Perché uno ostenta la propria ignoranza? Mi dispiace per lui, perché in questo caso, per essere precisi, a scanso di equivoci, ha detto che non leggo un romanzo, perché mi sono trovato ad Agorà in televisione sul Rai 3, che appena il conduttore ha citato questa affermazione è insorto un senatore del suo partito, del PDL, Malan, e ha detto no, non è, lì si parla di romanzi, quindi non è un libro. Dice, perché mi risulta che sul comodino ha sempre Erasmo da Rotterdam, tutta la vita legge solo no, vero, andate a vedere la registrazione. E allora, per non prendercela, se no so già che qualcuno magari c'è qualche malumore, io non voglio fare quello che se la prende con qualcuno invece che no, poi i dati parlano, abbino a questa affermazione di Berlusconi l'affermazione di un signore che non ho capito bene se manager, aiutatemi, un imprenditore, Flavio Briatore, ce l'avete presente? Flavio Briatore, virgolette, tutto documentato sempre. Lui dice così, non disturbare. Lui dice così, non mi sono mai svegliato una mattina dicendo che peccato questa settimana non ho letto un libro. Allora, noi potremmo dire fatti tuoi, peggio per te, però è interessante il dato. Oggi un presidente del consiglio, un manager, un imprenditore ostentano il fatto di non aver letto, contenti. Contenti, ci danno il buon esempio loro, non ho letto. Tra l'altro aggiungiamo una cosa, sono due signori, anche qui giudizio di ognuno di noi è assolutamente libero, due signori di successo, come discutere questo loro successo, due signori di successo che vantano di essere ignoranti. Quindi possiamo fare la deduzione, se si è ignoranti si ha successo. Allora, il dramma che stiamo vivendo è che c'è addirittura il vanto dell'ignoranza, e questo per la nostra civiltà è drammatico. Certo, e infatti a proposito di questo fatto poi viene da fare una serie di riflessioni. La cultura così svilita, ma anche di difficile accesso, però, perché per esempio l'università è diventata costosa, ma è diventata anche a numero chiuso. Che significa questo? Significa che stiamo facendo l'impossibile per non far studiare
E io ho coniato l'espressione nel libro tassa sullo studiato, riecheggiando l'antica tassa sul macinato. Allora, l'università di Pavia è stata condannata dal TAR, quindi sentenza, pubblico gli elementi della sentenza, per aver imposto tasse universitarie forzando i limiti consentiti dalla legge. Tante altre università sono nel mirino, è un problema l'aumento delle tasse universitarie, ma non è solo quello. I test universitari non hanno dentro di sé solo l'idea dell'esclusione, dell'accesso per pochi, di un sistema che sta, come dire, facendo acqua in questo momento. Certamente forse limitare in alcuni campi può essere importante, però nel complesso dobbiamo far sì che si possa studiare di più e ovviamente meglio, quindi non solo l'accesso allo studio, ma l'accesso a uno studio di qualità. I test costano, qualcuno a scanso di equivoci è costretto anche a iscriversi due volte ai test, pagando due volte, perché se fa male uno poi che cosa fa? I corsi per prepararsi ai test costano, i libri per prepararsi ai test costano, gli affitti per chi studia fuori i sede sono onerosi, insomma c'è tutto un insieme di contesto. E diciamo chiaramente che stiamo violando la Costituzione, la quale prescrive articolo 34 che tutti possono accedere ai più alti gradini della formazione se meritevoli. Allora vediamo che cosa succede a cominciare da questa regione. In generale in Italia il numero di coloro che riceve la borsa di studio è inferiore al numero di coloro che viene riconosciuto con il diritto alla borsa di studio. Diciamolo più chiaramente. Dico, tu hai diritto alla borsa di studio, riconosco, però i soldi non te li do. L'Emilia-Romagna, in Italia abbiamo delle disuguaglianze spaventose, l'Emilia-Romagna non se ne parla. Complimenti, regione bellissima, sono bravissimi, amministratori eccellenti, benissimo. Distribuisce più borse di studio come entità economica, quindi di più risorse di Puglia, Campania, Basilicata e Calabria messe insieme. Così stiamo costruendo uno Stato più giusto? Così stiamo facendo in modo che si possa studiare? Questo è il punto. Poi ci possiamo lamentare di tutti gli strafalcioni, di tutti l'ignoranza, ne possiamo raccontare, ci possiamo divertire, ci possiamo assolutamente sbellicare con tanti e tanti episodi, se vogliamo. Guarda, prendiamo. Talmente divertenti da sembrare finti. Questa è una cosa che veramente mi ha colpita. Beh, intanto devo dire, il privatista forse lo conoscete, il più simpatico, non ho capito? Il più simpatico di tutti è un deputato che si chiama Antonio Razzi, qualcuno lo conosce forse? Beh, devo dire, è meraviglioso, possiamo pure obiettare che ha vissuto tanti anni all'estero, però è parlamentare della Repubblica, come dire, qualche lezione di italiano se la poteva anche permettere. Io me ne avrei andato pure appagando io. Aveva assicurato quando aveva fatto un cambio di partito, anche qui non entriamo nel merito, sennò sembra che vogliamo. Allora, sempre lui, le cose che faccio io me la pago io, se no altrimenti non lo prendo. Devo dire, qui trovate la traccia della registrazione, queste cose le ha dette alla Zanzara, una trasmissione radiofonica di Radio 24. Vi assicuro che ho penato a fare la trascrizione, ma proprio tanto. Io non ho mai venuto qui per pendiare la pensione di parlamentare. Però poi naturalmente c'è anche chi, come dire, molto più prudente. Ho una grande simpatia, con ironia. Ve la ricordate Rosy Mauro, fino a pochi mesi fa, vicepresidente del Senato? Allora, vi ricordate tutto lo scandalo ancora non risolto sotto il profilo giudiziario della pergamena del figlio di Bossi per la laurea in Albania? Bravissimo il figlio di Bossi, perché ha fatto gli esami in albanese, eccezionale. Non si è riuscito a capire dove si era diplomato, però dopo due bocciature alle superiori. Comunque questi sono dettagli. Sotto accusa
lui per la sua laurea sotto accusa il tesoriere della Lega e Belsito per i titoli di studio, addirittura l'Università di Genova gli ha contestato un titolo di studio, non una laurea, non riconoscendola. A scanso di equivoci Rosi Mauro ha detto, tranquilli, io ero asina a scuola, non mi è mai sfiorato l'idea di laurearmi. Quindi lei, come dire, non gli è venuto in mente neanche di prendere un titolo fasullo. E anche qui ritorniamo, non è obbligatorio un titolo di studio, non è obbligatorio laurearsi, ma certamente impegnarsi o non dare il cattivo esempio. È... Volete proseguire con qualche strafaccione? Perché no, penso che possa interessare, perché mi pare che sia proprio il polso della situazione in realtà. Ah, questo mi piace moltissimo, perché devo dire, le perle più belle sono quelle che ho trovato dentro il Ministero dell'Istruzione. Quindi forse ne sai qualcosa. Cioè, allora, una che mi fa impazzire e si ricollega anche a un tema che abbiamo trattato in modo serio ieri sera. Caporetto, via Caporetto. Ecco, perché, Caporetto. Allora, il Ministero dell'Istruzione ha creato un servizio all'interno del sito Scuola in Chiaro. È un servizio per consentire ai genitori di scegliere bene la scuola per i propri figli. Quindi, tutte le scuole, anzi, facciamo così, tutti i comuni e tutte le scuole. Piccolo particolare, c'erano un po' di comuni che non erano italiani. Fra questi, Caporetto era ritornato improvvisamente italiano a quasi 100 anni dalla perdita dell'italianità. Ma non era solo, fra l'altro, Caporetto, allora abbiamo accertato, è sempre Caporetto. I confini dell'Abruzzo. Sì, e poi quello no, quello in un altro sito, quello italia.it del, come dire, con finalità turistiche, e lì sono addirittura spaventose, quelle lì, ora te le posso dire, quello è stato bellissimo perché, ovviamente, giochiamoci un po' perché è bellissimo, insomma, non è esatto. Allora, nel sito italia.it, l'Abruzzo all'improvviso non aveva più coste. Il Monte Rosa era diventato lombardo. Il Trentino aveva perso le Dolomiti e il Parco dello Stelvio anche. La spiaggia di Ciotoli, di Mattinata, in Puglia, la conoscete? Era diventata sabbiosa. E a Genova erano risorte le mura che erano scomparse. Ma possiamo andare avanti? Ovviamente a me non interessa il singolo strafaccione, chi di noi non ha commesso un errore, vi confesso che io ora sono terrorizzato, perché col fatto del telefonino che ha quei caratterini piccoli piccoli, la M e la N sono vicini, a una paura terribile che sbaglio la M al posto della N, ecco l'ignorantissimo, no? Cosa che ovviamente sono, però lo strafaccione scappa a tutti, però il livello di cultura, di istruzione nostro, dobbiamo rendercene conto, purtroppo è andato diminuendo. Se vuoi possiamo parlare degli adulti. Certo, uno dei problemi che tu segnali è quello dell'analfabetismo di ritorno, che è qualcosa di inquietante, perché in realtà cosa non sanno fare gli adulti? Il 70% degli adulti pare che... Allora, il 71% degli adulti, qui attenzione, parliamo sempre di confronti internazionali, su questo fronte i dati non sono proprio freschissimi, ma sono assolutamente univoci. Il 71% degli italiani non ha la capacità di comprendere adeguatamente un testo. Cito i confronti, cito Tullio De Mauro, che è stata la prima persona a cui voglio un gran bene, che ho ascoltato realizzando questo libro, e è un dato assolutamente inquietante e ci dice tra l'altro due cose. La prima, che di fronte a un difetto molto pesante degli adulti corrisponde un difetto non altrettanto pesante, ma molto pesante dei giovani. Quindi i deficit degli adulti si trasmettono, come dire, non possiamo nascondercelo. Nelle prove dell'OCSE, che si chiamano PISA,
la capacità di lettura dei quindicenni italiani è al 27° posto su 70 paesi del mondo, per quanto riguarda, 29esimo, credo, scusa. Per quanto riguarda scienza e matematica siamo addirittura al 35esimo posto come livello di apprendimento. Una società poco attenta alla propria preparazione produce dei giovani poco attenti alla propria preparazione. D'altra parte, sia chiaro, i giovani sono vittime di questa situazione, assolutamente vittime, perché che cosa stiamo dando noi ai giovani? Diciamo, poi ci possono essere giovani più volenterosi e meno volenterosi, più discoli per usare aggettivi di vecchio stampo o meno, più desiderosi di apprendere o meno desiderosi di apprendere. Ma che cosa stiamo dando? Che tipo di insegnamento stiamo dando? Che insegnanti preparati stiamo dando? Per quanto riguarda gli adulti, c'è un problema dell'analfabetismo di ritorno, ma dobbiamo anche finalmente convincerci che c'è un problema che io ho definito i neoanalfabeti ai tempi di internet. Una larga fetta della popolazione adulta non, come dire, non ha alcuna familiarità con il computer e con internet. Anche qui dati molto precisi: il 40% degli italiani non apre il computer mai, il 26% degli italiani dice che, il computer, che internet è inutile, inutile. Allora, interroghiamoci su che cosa significa questo. Fra poco questi italiani non sapranno e non potranno neanche pagare le bollette, ma hanno un deficit di conoscenza, di informazione, di comunicazione. Ho preso due indagini, una di Ravenna e una dell'Umbria. Indagini su imprese. Ravenna, molte imprese impediscono ai dipendenti di entrare in internet, perdono tempo, e non hanno un proprio sito internet. Umbria, molte imprese non hanno un proprio sito internet. Il risultato di questo, oltre la qualità della vita che indubbiamente è inferiore, abbiamo un riflesso economico. Le vendite online in Italia sono un terzo delle vendite online in Europa. Vendiamo molto meno tramite internet. Perdiamo occasione di affari. Allora, tutto il filo conduttore del libro è ovviamente la cultura, la qualità della vita, quindi non riduciamo a un fatto materiale, però poi c'è un effetto materiale. L'Italia che non sa, il sottotitolo è l'Italia che non va. Quando diciamo che abbiamo questo basso grado di preparazione, stiamo dicendo che siamo un paese che non si è attrezzato per combattere per la sfida della concorrenza internazionale. Come alimentiamo il Made in Italy se non ci prepariamo? Come pensiamo di reggere l'avanzata della Cina, dell'India, del Brasile se non adeguiamo le nostre conoscenze? Allora questo è il punto, un punto decisivo, ma su cui ci ostiniamo a non investire. Una cosa, a proposito di questo, poi si fa un gran parlare di istituzioni internazionali, l'Europa. Le strategie di Lisbona impongono qualcosa di ben preciso. E cosa ne è accaduto? Allora, noi siamo lontanissimi come risultati dalle strategie di Lisbona, siamo lontanissimi da Europa 2020. Vogliamo ricordare di quale anno sono? Beh, 2020, cosa di 10 anni fa? Parliamo del 2000 e siamo lontani. Allora, proviamo a fare i vari gradini dell'istruzione, perché poi c'è un dato drammatico che deve essere assolutamente sotto i nostri occhi. Allora, metà della popolazione italiana ha al massimo la licenza media. Ovviamente quando parliamo di metà della popolazione stiamo dicendo tutta la popolazione, grandi e piccoli. Per certi aspetti
non dico che è normale, l'evoluzione ci porta ad avere dei dati peggiori per gli adulti, e quindi siccome la società è formata da tanto adulti succede. Ma la situazione per i giovani non è che poi sia così felice. Il 18,2% non va oltre la licenza media. Il livello della dispersione scolastica in Italia è pesantissimo. E qui apriamo una grande, tristissima parentesi. Il libro, come gentilmente diceva, può far ridere e far ridere anche tanto, ed è una tecnica che ho usato per dare poi dei pugni, però c'è anche una parte tristissima che è questa. Dispersione scolastica significa non andare a scuola. Non andare a scuola significa essere in mezzo alla strada. Essere in mezzo alla strada può significare essere attratti dalla criminalità. La mafia teme assolutamente di più la scuola della repressione. La mafia recluta laddove non c'è istruzione. La criminalità, la mafia, la camorra, tutte le forme di criminalità. E infatti questo riguarda Palermo, dove ci sono delle storie tristissime, a cominciare dall'istituto Falcone allo Zen, dove addirittura abbiamo dovuto festeggiare che dopo 2 anni è stata rimessa la targhetta del numero civico, che è una vergogna, ed è una vergogna che poi è stata nuovamente rotta da un attentato, 50 attentati in 2 anni, chiaramente per non far andare a scuola. Sto parlando dello Zen, sto parlando di Palermo, dove i dati della dispersione scolastica sono pesanti, ma possiamo parlare di Scampia e di alcuni quartieri di Napoli, dove i genitori scrivono i figli a scuola e nei moduli non mettono l'indirizzo, il numero di telefono, l'email, niente, perché così se poi non vanno a scuola i genitori non sono individuabili, non si può rintracciare ed è una faticata. Ma sto parlando anche di alcune aree di Roma, e ho trovato genitori denunciati per non aver mandato i figli a scuola anche a Savigliano, provincia di Cuneo. Quindi facciamo attenzione, siamo al 17° posto per la dimensione della dispersione scolastica, quindi soltanto 10 paesi sono peggio di noi. È una situazione molto pesante che l'Europa ha denunciato, che l'OCSE denuncia, e siamo in una situazione terribile, non ci sono altre espressioni. Questo è il livello dell'istruzione media. Diplomi, livello assolutamente basso, lauree, l'abbiamo detto, con un paradosso che non è affatto un paradosso. Se abbiamo pochi laureati, noi che cosa dovremmo immaginare? Che tutti vogliono far lavorare i laureati come lavoro autonomo, come lavoro dipendente, che vengono anche pagati di più perché c'è un riconoscimento di quello che hanno studiato, della loro preparazione. Per niente, vediamo che è diminuita il vantaggio economico dell'essere laureato, c'è un livello di disoccupazione tra i laureati molto molto forte. Noi potremmo dire che è strano. No, io non dico che è strano, perché evidentemente del sapere non gliene importa niente a nessuno. E d'altra parte, se stiamo continuando a tagliare sulla scuola, stiamo continuando a non spingere l'università. Quando prima dicevamo i dati sui quindicenni, guardiamo una curiosità che è tutt'altro che una curiosità. Nel mondo la spesa per l'istruzione cresce con il livello dell'istruzione. In Italia sostanzialmente si spende per le elementari come per l'università, e guarda caso i risultati nei confronti internazionali dei bambini dell'elementare sono più positivi che non i risultati dei ragazzi quando crescono, a cui diamo un livello di istruzione assolutamente inadeguato. Del resto l'età media degli insegnanti italiani è sconfortante. Allora, diciamo qualcosa per gli insegnanti, perché prima abbiamo detto che i giovani, allora facciamo una premessa di ordine generale: finanzieri, architetti, dirigenti di musei, di fondazioni, commercialisti, in tutte le categorie
ci possono essere bravi e cattivi, scarsi e preparati, fannulloni e iperdinamici, quindi questo vale per i giovani e vale per gli insegnanti, per tutti. Però interroghiamoci, come detto prima, che cosa stiamo dando ai giovani e quali strumenti diamo agli insegnanti, al di là dei loro meriti o delle loro colpe. Anche qui prendiamoci innanzitutto un riferimento internazionale, un'indagine del gruppo Pearson, che è il gruppo numero uno al mondo nel campo editoriale, ma è un colosso editoriale spaventoso, valuta come i migliori sistemi di istruzione la Finlandia e la Corea. Grande curiosità, perché sono due sistemi scolastici molto diversi fra loro. Sapete perché sono entrambi al primo posto? Per il riconoscimento del ruolo degli insegnanti, che non vuol dire certo anche il dato economico, ma non è il dato economico, criteri di selezione, aggiornamento, considerazione sociale dell'insegnante. Oggi non c'è considerazione sociale degli insegnanti, i criteri di selezione o di reclutamento, io racconto di, in questo caso siamo ancora in Puglia, di due insegnanti della provincia di Lecce che sapete che cosa hanno dovuto fare per essere assunti a tempo indeterminato? Non andiamo che indovinare. Ritirare la domanda di pensione che avevano già presentato. Perché? Perché gli è arrivato l'annuncio dell'assunzione a tempo indeterminato ultra sessantenni, e così rispondo alla tua domanda. Non si fa nulla per l'aggiornamento, non si fa nulla di adeguato. Io sto girando tantissimo in tutta l'Italia in incontri di vario tipo con studiosi come possono essere De Mauro, citato prima, o Rodotà, o economisti come Vinis Maghi, ma anche sono andato in molte scuole, scuola di Bologna, quindi scuola, come dire, al di sopra di ogni sospetto. Avete ricevuto le LIM, le lavagne elettroniche? Sì. Quante? 3. Quante aule? 50. Corsi di aggiornamento? Non visti. Allora, che stiamo facendo? Che cosa stiamo combinando? Come vi dicevo, il libro è ipercontrollato nel vero senso della parola, numero per numero, virgola per virgola, non solo per la mia maniacalità su cui mi prendo in giro da solo della precisione, ma perché l'editore in persona se l'ha letto più volte, la redazione della casa editrice l'ha controllato, l'agenzia esterna che fa un ulteriore pesantissimo controllo, che fa proprio quello che io chiamo con termine non tecnico il confezionamento, legge tutto. Un giorno mi chiamano, dice: ma sei proprio sicuro di questo dato? Guarda, io sono sicuro, però controllare è sempre meglio. Qual era questo dato? Il numero delle scuole italiane, la percentuale delle scuole italiane che hanno una dichiarazione di conformità alle norme antisismiche, 3,4%. Andare a scuola in Italia oggi è un rischio, non è una bellezza come dovrebbe essere, 3,4%. E pensate al paradosso che i dati di Legambiente sono perfino più generosi dei dati del Ministero, che rivela una situazione pesantissima. Un numero infinito di scuole non ha l'impianto elettrico a norma, un numero infinito di scuole non ha i sistemi antincendio regolari. Accenno di sfuggita, perché ci vorrebbe altro che un libro, un'enciclopedia, i casi di allagamenti, di topi. Allora, qualche numero sugli insegnanti: 87.000 tagliati in 3 anni, 87.000. Ma non ci sono solo gli insegnanti, personale ATA, tecnici amministrativi, bidelli, 43.500 tagliati in 3 anni. Qui vi lascio poi ricordare, così non facciamo polemiche contro qualcuno in particolare, dirigenti scolastici, 20% tagliati, 1 su 5, fra l'altro il concorso per dirigenti scolastici era zeppo di errori, non dei candidati dirigenti, ma di chi ha preparato i test. In alcune
regioni non è stato possibile neanche scegliere i dirigenti. Allora ho trovato il record assoluto. Che succede se ci sono pochi dirigenti scolastici? Che si accorpano e quindi un dirigente dirige più scuole. Vedo che, come dire, qualcuno subisce questa situazione. Ho trovato il primatista italiano. Il primatista italiano è della provincia di Brescia, è un caso limite, attenzione, casi limite, poi non sono affatto limite, ve lo posso spiegare. 17 scuole dirige in provincia di Brescia, nome e cognome, tutto sempre con nome e cognome, anche quando ora non li sto facendo, e distante anche 60 km fra loro. Allora, dicevo caso limite, sì, finisco l'incontro a Perugia, mi avvicina una signora e mi dice: io ho diretto 11 scuole, a Roma ne ho trovata una con 7 scuole, e via dicendo. Allora, questo è il sistema che stiamo costruendo, questa è la scuola che stiamo dando ai ragazzi, di cui, diciamo, gli insegnanti spesso sono il fronte della resistenza, poi possono avere tutti i limiti, tutti i problemi, tutta la pigrizia di questo mondo che vogliamo, ma come dire, ci vuole una bella forza d'animo per resistere in un contesto così, quando vedi i topi passarti fra le gambe e una scarsa considerazione in generale. Poi ci lamentiamo dei risultati, volete vedere i temi della maturità, leggiamone qualcuno, dai, così almeno alleggeriamo. Del resto, se gli studenti sono nelle classi pollaio, i risultati pure è giusto che debbano essere. Beh, ma sì, ma infatti io non mi sconvolgo, e anche qui lo sconvolgimento non è tanto per un errore, come ora vedrete, ce ne sono, ma quasi sorvolo su quelli, sono sui concetti. Temi della maturità ultimi. La scienza riesce a conquistare l'uomo facendogli cambiare opinione su un qualcosa e a credere a ciò che dice lei. Nell'universo il mondo non è posto in una posizione centrale, ma è pur sempre significativo. Poi qualche volta c'è un po' di ironia, però, come dire, non del tutto riuscita. Nell'antichità in molte grotte o caverne erano presenti molti graffiti che rappresentavano la presenza degli alieni. È difficile pensare che le persone di quel tempo si inventassero delle fandonie solo per andare in televisione, come accade molto spesso al giorno d'oggi, anche perché non ne avevano il motivo. Non so perché non ne avevano il motivo. E infatti l'Invalsi, il discussissimo istituto che studia, che valuta l'apprendimento, sottolinea che le aree di maggiore sofferenza sono la competenza ideativa, oltre al cattivo uso della punteggiatura. E allora vediamo se ce n'è qualcuna. Ecco, per esempio, ci sono strani veicoli che planano nei nostri cieli, evidentemente sono velivoli e non veicoli, e non planano ma sono in discesa, chiaramente. C'è la manovrazione delle coscienze, ovviamente era la manipolazione. C'è la musica con il potere di sincronizzare l'umore di chi ascolta, forse voleva dire di sintonizzare. C'è la convinzione, virgolette, c'è la convinzione, che se gli UFO non esistessero i nostri studi su di esso sarebbero vaghi, probabilmente voleva dire vani. E comunque c'è anche il momento del rilasso totale, così siamo tranquilli. Certo, del resto, ecco, poi tornando a, così, a un discorso un pochettino più generale, proprio fuori dalle aule, vogliamo raccontare quella faccenda terribile, un asino bardato da generale, ma che cos'è sta storia? Beh, lì è quasi un'ammissione, però riporti, come dire, non è colpa mia se è stata tu, sulla questione politica. Beh, è una questione politica, perché ritorniamo alla questione della Lega che abbiamo citato prima in modo, come dire, soltanto un pezzettino. E c'è Belzito, l'ex tesoriere, che era anche sottosegretario della semplificazione amministrativa, che era il sottosegretario del ministro Calderoli. E si sfoga con la moglie di
di Bossi, dicendone di tutti i colori, e definisce Calderoli un asino guardato da generale, dicendo proprio che è assolutamente ignorante. Perché l'ho voluto ricordare? Beh, se se lo dicono fra di loro, noi che possiamo pensare? Questo era il punto. Però dai, non prendiamocela solo con loro. Devo dire, il consiglio comunale che mi ha divertito di più è lontanissimo da qui, è il consiglio comunale di Trento. Lì ci sono delle storie meravigliose, anche perché, ecco, in questo caso sono stati due consiglieri leghisti che a Natale hanno fatto un regalino agli altri consiglieri, hanno raccolto tutti gli strafalcioni della stagione e hanno trovato delle cose magnifiche. Quello assolutamente più bravo, intelligente, è quel consigliere che ha esclamato: questo non è il paese del Bentegodi, confondendo lo stadio di Verona con il paese immaginario di Boccaccio. Quella però più simpatica, devo dire, che fa anche tenerezza, con cui ci ho concluso questa parte dove raccontavo altri strafalcioni, era una consigliera che ha pregato i propri colleghi: silenzio, che altrimenti non capisco quello che dico. Permetto di dire una cosa, io qui c'è qualche alunno e lo può confermare, io ritengo che questo libro dovrebbe diventare un testo scolastico, dovrebbe entrare in adozione nelle scuole, in quanto proprio potrebbe servire per dare quella motivazione allo studio che è fondamentale. E quindi davvero vi suggerisco, ora al di là di ogni considerazione, vi suggerisco davvero di comprarlo e di leggerlo, di fare tesoro di tutto quello che viene detto, in quanto tra l'altro ora il Roberto Ippolito è così generoso da aver sottolineato l'aspetto ludico, probabilmente, però vi garantisco è documentatissimo, ci sono riferimenti puntualissimi a studi dell'Ocse, a studi del Save the Children, dell'Invalsi, quindi tutto quello che viene detto è assolutamente documentato e deve far riflettere tutti. E guarda, insisto, grazie, c'è proprio una questione fondamentale che è la qualità della vita, è la qualità della vita individuale e della vita collettiva, e poi c'è una questione economica molto, molto forte. Ho fatto all'inizio un accenno sugli anni del miracolo economico, e due dati su tutti: gli anni del miracolo economico nascono con l'aumento della scolarizzazione e con l'aumento della lettura. Oggi noi abbiamo il calo della scolarizzazione e il calo della lettura. E sottolineo la parola lettura. Perché la sottolineo? Perché non si stanno solo vendendo pochi libri. So che il mio stasera va esaurito, vabbè, questa è un'eccezione. E contemporaneamente al calo delle vendite c'è il calo della lettura, che vuol dire allora che non è solo un fatto di costo, che ci fa fatica a spendere quei 10, 12, 13, 17 euro o quanti sono, non ci interessa. Soltanto un italiano, nemmeno un italiano su due legge almeno un libro in un anno. Ce lo vogliamo dire fra noi in questa regione che io amo per mille motivi e per la vostra ospitalità che è splendida? E come dire, ogni giorno continuo a scoprire altre bellezze, quindi sono entusiasta di essere qui e vi sono veramente grato, perché per me è un arricchimento. Lo conoscete il dato della lettura in Puglia? Soltanto il 30, lo ripeto, 30% dei pugliesi legge almeno un libro in un anno. Una regione come questa, certo, e la cosa che mi ha veramente colpito, non solo l'enormità di questo dato, ma addirittura siamo a un livello, che sono le pagine in cammino, e
siamo a un livello inferiore alla media del Mezzogiorno, quindi la Puglia, che è una società che ha caratteristiche così splendide, addirittura legge così poco. E qui 30%, letto almeno un libro in un anno, dato deprimente. Che può essere anche 50 sfumature di grigio a quel punto. Sì, non voglio entrare nella discussione perché leggere comunque è importante e bello. Voglio estrapolare poi però all'interno dei dati della scarsa lettura una questione che per me è fondamentale, la classe dirigente. Perché qui c'è un problema di classe dirigente, per classe dirigente, attenzione, non intendiamo solo la politica, tutt'altro, la classe dirigente di questo paese. Benissimo, anzi malissimo, la classe dirigente italiana non legge. Soltanto un italiano su 10 legge per motivi professionali, il che vuol dire che ritiene che non debba arricchire le proprie competenze, la propria preparazione studiando, cercando. Il presidente dell'associazione editori Marco Poliglio, con il quale ho condiviso questi dati, si chiedeva con me, dice: ma com'è possibile, per esempio, che un amministratore delegato non senta il bisogno di leggere un romanzo per alimentare la propria creatività? C'è un problema enorme di classe dirigente e questo va detto e sottolineato. Ovviamente, ritorno un po' alle sollecitazioni iniziali, non possiamo nasconderci, c'è una questione di modelli, modelli che ci piacciono, tra parentesi. Una delle persone che ho interpellato è il libraio Marcello Ciccaglioni, che è un libraio di Roma che ha cominciato con un banchetto vicino alla stazione Termini, via via è cresciuto, ora è la più grossa catena di librerie indipendenti, ne ha 21 a Roma. Ha conosciuto molti personaggi anche dello spettacolo, i personaggi più vari. Albino Banfi gli ha detto: ma nel Medico in Famiglia perché una volta non inquadrate un libro? Che così facciamo vedere che esiste. Ci avete fatto caso? Il libro al bando della società, con tutto ciò che porta di ricchezza, dei contenuti, lo stiamo vedendo in questi giorni, quante sollecitazioni ci dà su tutti i fronti, perché il libro poi è tutto. Allora Albino Banfi ha detto questo, poi non trovando soddisfazione al regista Vanzina gli ho detto: beh, magari in un film inquadra una libreria, così anche qui facciamo vedere che il libro esiste. Essendo sempre più sconfortato, ho avuto questa idea, dice: sarebbe opportuno che in una ripresa magari ci fossero un uomo, una donna, capita che litigano, no? Non sempre c'è serenità, che litigano fra loro lanciandosi un libro addosso, almeno il libro esiste. Allora abbiamo messo al bando il libro, che è un bene essenziale, ma non solo per questo piacere fisico di averlo, di vederlo, ma per tutto ciò che ci può scrivere. Dietro il libro c'è qualcuno che ha pensato, che ha studiato, che ha lavorato, che ha fatto una ricerca. Sono tutti fronti che possono essere pesanti, possono essere leggeri. Siamo purtroppo una società che sta mettendo al bando la cultura nel senso più generale, e lo ripeto, non è solo questione di crisi economica e di soldi, perché così come c'è il calo della lettura, allora ripetiamolo meglio, calo della lettura vuol dire che non leggiamo neanche i libri che eventualmente abbiamo a casa. Perché dico eventualmente? Perché in una casa su 10 non c'è neanche un libro, in molte case di libri non ce ne sono proprio, e come dire, a ognuno di noi capita di essere invitato da qualcuno, curiosiamo e vediamo che cosa c'è, come dire, più o meno alle pareti, mettiamola così, e ci rendiamo conto. Però io in compenso ho i dati dell'Istat che fotografa anno per anno la situazione. Non leggiamo ciò che abbiamo già, quindi non leggiamo ciò che abbiamo gratuitamente, e provate a vedere i dati del 2012 delle visite dei musei e dei siti archeologici. C'è un calo complessivo, ma il calo dei visitatori non paganti è molto più pesante del calo dei visitatori paganti.
cioè sempre in un quadro di calo. Quindi abbiamo proprio un problema di identità, di ciò che siamo, di snaturamento vero e proprio. Vorrei che ricordassi tu a questo punto quello che Luca Zaia dice a proposito di Pompei. È terrificante, davvero. Allora, qui ecco, allora, Luca Zaia dice... Perché noi parliamo di un territorio a vocazione turistica, no? Allora, poi i nostri uomini politici questo pensano. Allora, Luca Zaia dice quei quattro sassi di Pompei in tono dispregiativo. E io vorrei pure aggiungere una cosa, così non ce l'abbiamo solo con la Lega, se no... Io ce l'ho un po'. Io, come dire, devo essere distaccato. E... facciamo un po' di demagogia. Abbiamo visto qualcuno che con demagogia durante l'ultima campagna elettorale è andato fuori dagli scavi di Pompei a dire Pompei è una priorità, essendo il caso simbolo della nostra incuria, del degrado della nostra cultura? Onestamente, anche solo per demagogia, io mi sarei aspettato che qualche esponente politico andava, faceva una messa in scena, dichiarava, sosteneva. È una battaglia, non è una battaglia, ma d'altra parte non conosciamo la cultura, ma non conosciamo il territorio, vogliamo fare un'altra cosa del genere, sennò li rattristiamo, diciamo, dove ci avete invitato? In Italia. Vediamo chi la conosce l'Italia allora. Poi vi dico perché queste 10 righe che vi voglio leggere per me hanno un rilievo. Mi sono anche costato un po' di fatica nel decidere di metterle. E finalmente arrivano le elezioni. Bisogna avere idee, essere concreti, pensare alla grande. Vincenzo Rossi sogna una vera svolta per la sua Paternò nel Catanese. Per questo motivo è candidato alle elezioni comunali del 6 maggio 2012 con la lista Condorelli legata al Movimento per le Autonomie di Raffaele Lombardo, in quel periodo presidente della Regione Sicilia. Rossi illustra con precisione i suoi progetti per cambiare il volto di Paternò. Diffonde un programma circostanziato nel quale spicca un obiettivo vitale: il rifacimento dell'area portuale, dell'industria navale e del lungomare. È un impegno importante, anche se concretizzarlo è davvero un'impresa disumana e non per gli ostruzionismi che fatalmente si abbattono su chi ha voglia di fare. Il motivo è un altro: parlare di rifacimento dell'area portuale non ha senso perché a Paternò il mare non c'è, dista una ventina di chilometri. L'idea meravigliosa del candidato è dunque semplicemente un'idea impossibile e altrettanto semplicemente il frutto di un infortunio. Vincenzo Rossi ha scritto il suo programma copiando quello di un candidato sindaco a Genova, dove il mare invece c'è. Perché mi interessava mettere questo? Perché toccavo il tema del copiare, che è un tema delicato, che uno può dire un po' noioso, meritocrazia, parola difficile, su cui si può discutere tanto, però tocca una questione di fondo. Nel caso degli insegnanti, in qualche caso, mi dispiace dirlo qui, consentimi, quando danno i suggerimenti alle prove invalsi, che non dovrebbero, anche se l'ultimo decreto, come dire, pone una questione, però non entriamo nella tecnica, pone una questione delicata, le prove invalsi misurano la capacità di apprendimento degli studenti, non solo un esame, tanti insegnanti, purtroppo diciamo soprattutto al sud, hanno consentito di copiare e hanno suggerito le risposte, i risultati, invalidando una parte dell'esito di queste prove. E quindi il tema del copiare era un tema delicato. Poi ho trovato anche alcuni sondaggi di studenti in cui gli viene chiesto ma tu faresti copiare? E la risposta è stata dipende a chi. Qualcun altro ha detto è un'infamia non far copiare, eccetera, eccetera. Però, ritorniamo agli insegnanti, ma più in generale, il tema della responsabilità. Signori come quello non solo copiano, non gliene importa niente di niente. Per loro va bene qualunque cosa. Quale responsabilità hanno per quella collettività nei confronti della quale dichiarano una propria candidatura, una propria teorica vocazione a impegnarsi per la collettività? C'è una mancanza di senso di responsabilità
che poi sotto traccia, come dire, nel libro affiora spesso. E che si può dire poi in realtà, ritornando al discorso, è veramente mancanza di cultura, perché significa davvero non avere a cuore il bene comune, non avere a cuore le generazioni più giovani, quindi veramente un problema serio. Adesso alleggerisco io, se no. Allora, nelle ultime pagine tu parli di della Mussolini, della Alessandra. Sei una provocatrice, però. Cosa dice costei? Innamorata di Latina, no? Quindi le piace la città fondata dal nonno. Per la verità, è innamorata del nonno, non di Latina. Ancora meglio, vero? No, ma come dire, c'è un filo conduttore. L'affermazione sua è: il nonno ha fatto opere, mica libri. Allora, ovviamente, ognuno può discutere di ciò che un regime autoritario, il fascismo, ha provocato, lutti compresi infiniti. Però che idea c'è che i libri sono il nulla? Sono qualcosa di terribile, di fastidioso. Ripeto, guardiamo, c'è la Mussolini come caso emblematico, ma è una situazione diffusa. Il libro non ha più cittadinanza in Italia. E fra l'altro, guardiamo anche qui un grandioso, clamoroso paradosso. Ci stiamo lamentando della scarsa lettura, ci stiamo lamentando delle scarse vendite, eppure l'industria editoriale italiana, che è in grave difficoltà, è la settima al mondo. Allora, che cosa vuol dire questo? Che pochi leggono molto. Si sta assottigliando anche la quota, ed è a rischio la quota dei lettori cosiddetti forti. Però il tema pochi leggono molto ci pone una questione di come la scarsa attenzione al sapere, la scarsa attenzione all'istruzione sta accrescendo l'ingiustizia sociale. L'istruzione certamente può essere un aiuto al proprio miglioramento della vita e può essere una grande opportunità per, usiamo una parola come dire che c'è cara, per camminare ancora meglio. Posso interromperti? Io ho letto una cosa nel tuo libro che mi ha... Avvocati sposano avvocatesse, medici, colleghi, eccetera. Non è, la cultura non è più un ascensore sociale? Nel modo più assoluto, ma nel modo peggiore, è stata anche per me una scoperta, nel senso, sapevo che si stavano crescendo le disuguaglianze, non pensavo fino a questo punto. Qual è il punto? È uno studio della Banca d'Italia che mi ha illuminato. Ancora perdonatemi qualche dato. Il 10% della popolazione guadagna il 40% reddito. Scusate, guadagna il 27%. Il 10% della popolazione possiede il 40%. Cosa vuol dire questo? Che oggi più che il reddito conta il patrimonio. Il reddito non riesce più a cambiare le condizioni sociali, l'istruzione non riesce più a cambiare le condizioni sociali, il valore della laurea non è uguale per tutti, perfino chi studia, la laurea di una persona, di un ragazzo, di un giovane proveniente da una famiglia più agiata produce maggiori risultati, maggiori benefici dopo rispetto a una laurea di chi proviene da una famiglia con una situazione meno felice economicamente. Allora, anche qui l'interrogativo: cosa stiamo facendo per ridurre gli squilibri? Cosa stiamo facendo per far sì che garantiamo il diritto allo studio, che garantiamo di andare avanti? C'è, come dire, ogni tanto si legge premi alle università migliori, i test ne abbiamo parlato, cioè tutto un contesto in cui miriamo a escludere. Ma quando ci preoccupiamo di chi è più indietro per far andare avanti tutta la società? Certo, e sul serio, quella è una parte che veramente colpisce, perché davvero ci si accorge di quanto la società nel giro di
di qualche decennio sia proprio arretrata su posizioni che forse l'Italia aveva conosciuto nel dopoguerra. Boom economico, tu dici, è in grado di far fare questo grosso salto in avanti. Ma guarda, il libro è di estrema attualità e racconto tutte cose fresche, qualche volta ho fregato per fini quotidiani, come dire, nella mia voglia di cercare qualche dato sulla storia, qualcosina ho voluto mettere. Ecco, ieri abbiamo parlato di ciò che è accaduto dopo l'Unità d'Italia, ministro delle finanze Quintino Sella aveva un problema esattamente uguale a oggi, il pareggio del bilancio. Però Quintino Sella disse: taglio dovunque meno che nella scuola. Giolitti, inizio del secolo, si è impegnato per la scuola. Allora, com'è che all'improvviso abbiamo smarrito tutti? Ci siamo adagiati nel nostro benessere, che poi non abbiamo più perché lo stiamo perdendo passetto dopo passetto. Vi ricordo i dati del PIL, ho fatto un accenno di sfuggita prima. Dal 1999 siamo il paese cresciuto meno in Europa. Dire dal 1999 è un atto di grande generosità verso noi stessi, perché negli ultimi 2 anni siamo in recessione, quindi di quale crescita parliamo? Facciamo un altro dato che può essere semplificativo degli effetti economici, così non ce la prendiamo anche sempre con la Lega, che sempre quanti leghisti, no? Tutto questo di cui stiamo parlando ovviamente ha un legame molto forte con la ricerca. La ricerca è intrecciata con l'università, la ricerca in Italia è ai minimi termini, l'investimento è molto basso, sia per la quota pubblica sia purtroppo perché abbiamo un sistema produttivo molto frammentario con tante piccole imprese, e ovviamente più le imprese sono piccole più difficoltà hanno per impegnarsi nella ricerca. Stati Uniti? Anzi, vi ricordo che cosa è accaduto da noi, per esempio, nell'estate 2011. Vi ricordate la storia del bosone? Vi assicuro non c'è quella storia lì a cui pensate. Casomai, se avete curiosità sulla Gelmini, ne troviamo un'altra, ma quella lì non c'è. Però c'è il messaggio di apprezzamento del Presidente della Repubblica Napolitano ai ricercatori italiani che hanno contribuito al risultato per le ricerche sulla particella di Dio per il bosone. Messaggio di ringraziamento, messaggio di compiacimento, l'impegno dei ricercatori italiani è enorme, tra l'altro al CERN di Ginevra sono proporzionalmente in numero superiore, cosa che non avviene quasi mai rispetto al contributo che diamo. Passano poche ore, credo 36, non ricordo benissimo a memoria, ma più o meno siamo lì. Il governo, in quel caso presieduto da Mario Monti, che cosa fa? Taglia le risorse alla ricerca, le taglia proprio nel campo destinate al bosone, particella di Dio. Questo accade in Italia. Stati Uniti, l'intreccio, l'abbiamo detto, con la ricerca, università, è molto forte. Nei soli primi 3 mesi di lancio dell'iPhone 5, si calcola un aumento del PIL degli Stati Uniti tra lo 0,3% e lo 0,5%. Non vogliamo, come dire, studiare, prepararci, alimentare la ricerca per migliorare la qualità della vita, e miglioriamo almeno la qualità del portafoglio. Certo. Ci sono per caso domande? Li abbiamo abiliti abbastanza? Abiliti? Beh, un pochino sì, però è abilente, però la realtà che non vogliamo vedere. Ci sono molti insegnanti, qui per noi purtroppo è una bella, come posso dire, sembra paradossale, ma una bella conferma, perché noi queste cose le sappiamo da anni, le predichiamo da decenni, però poi alla fine ci accorgiamo si va da tutt'altra parte, perché tra parentesi, questo a titolo di notizia, nella scuola si butta anche tanto denaro, eh. Cioè, in realtà, quando si dice non ci sono fondi, non ce ne sono e va bene, ma ne viene anche buttato tanto. Segno di quella disattenzione, ecco, diciamo così. Michele Cristelli ha preso degli appunti.
della Croce. Magari faccio, mi viene un pensiero, cioè, che tu si può fare. Quelli che non leggono, no? Obbediscono a un versetto unico. Chi più sa, più soffre. Li assorbiamo. Chi meno sa, meno soffre. C'è la caiezza, la festosità, la curiosità che sta. Cattivissimo. Va bene, allora facciamo così, per accontentarlo adesso usciamo tutti, facciamo un falò fuori, bruciamo tutti i libri che abbiamo, così oltretutto non solo lo accontentiamo ma gli diamo anche materiale per una notizia. Non ti posso seguire. Nessuno? Giuseppe? No, io volevo sapere solo da dove si parte per una ricostruzione. Ecco. Guarda, Io ho un'idea, dalle maestre delle scuole elementari, per esempio. Io l'avrei notato arrivando, io ho incontrato la mia maestra ed è stata la mia, quella che mi ha insegnato, no? E tra l'altro, stranamente non era critica nei tuoi confronti. No, a parte le battute, scusami ovviamente, e ringraziamo la maestra, che è bellissimo che sia qui, ed è bella questa continuità. Guarda, secondo me c'è un dato precedente, che è un dato impalpabile. Il punto da cui partire è esattamente quello che stiamo facendo, ma non perché siete qui per il mio libro, vi sono grato e vi chiedo ancora scusa di aver sostituito immediatamente Ferdinando Imposimato, a cui tenevo tantissimo io, ed ero felice. E addirittura sto pensando nella notte di scrivergli, di provare a vedere se riesco a recuperarlo. E il fatto di esserci e di discutere insieme, di giocarci una nostra serata su questi temi, e secondo me è il punto di partenza. Una persona parla, una persona ascolta, una persona incontra, qualcosa si trasmette. Ritorniamo alla banalità detta dell'IMU, no? Il fatto che poi a un certo punto tutti ci siamo concentrati sull'IMU, possiamo pure concentrarci su qualcosa d'altro. Il fatto di parlare viene prima, secondo me, di qualunque aspetto tecnico, che poi è importante. L'aspetto tecnico in realtà è molto complicato, perché siccome abbiamo carenze così diffuse su tanti fronti, riuscire a intervenire è veramente dura, e poter scegliere e selezionare è veramente dura, però dobbiamo prima avere un'idea di che cosa vogliamo da noi stessi, dove vogliamo incamminarci. Quindi credo veramente, senza retorica, che parlare sia fondamentale. Non esiste, o perlomeno è molto fiocca, l'autocritica dei mezzi di comunicazione, dalla televisione ai giornali. I giornali sono praticamente illegittimi. Per anche la banalità degli argomenti, diamo spazio alla politica, al bla bla della politica in una maniera insopportabile. La televisione, tutti i talk show parlano dello stesso tema nella stessa serata o nella serata successiva, che è il bla bla della politica, eccetera. Ma questo del decadimento culturale, da cui deriva il decadimento dell'acquisto di libri, cioè, non è anche un po' colpa di quelli che i libri, almeno in teoria, li dovrebbero leggere? Visto che prima hai citato il Vangelo, la Bibbia, chi è senza peccato scagli la prima pietra, è così, come detto, risposta. L'informazione è un pezzo delicatissimo di una società, e ci mancherebbe altro che non ha delle responsabilità di indirizzo, di guida, di comprensione, di analisi dei fenomeni. Poi ci sono ovviamente dietro l'informazione sia aspetti di potere, sia anche lì aspetti economici. Oggi l'informazione vive una fase di transizione dalla carta all'elettronica, che sta riducendo la forza dei giornali di carta, ma non sta dando una grande forza economica alle testate online. Testate che sono importanti, anche il caso di Vivi Castellaneta, che ci tengo a ringraziare tantissimo per il contributo che sta dando a questa manifestazione,
è un caso in cui con risorse limitate ci si impegna tantissimo. Lo spostamento di pubblicità dalla carta a internet non è pari in un momento di crisi economica. Ovviamente parlare di questione economica non significa nascondere un problema di preparazione, di disattenzione, di disinteresse. È più facile parlare di una bega politica che in realtà sia chiaro, perché se, come dire, succedono determinate cose al governo e al Parlamento, e quello magari, diciamo, una cattiveria, magari aiuta anche a far carriera. Benissimo, forse siamo giunti alla conclusione. Penso di sì, direi di sì. Concedimi 3 secondi da conduttore che ritorno. Non perdetevi domani sera Gianni Dragoni con Banchiere e Compari 19:45 e Oliviero Bea alle 21. Economia, politica, cultura, fra l'altro con Gianni Dragoni, secondo me ci possiamo anche divertire a parlare di Telecom e di estrema attualità. Beh, non ve lo racconto, essendo scoppiettante come scoppiettante, e quindi sarà una bella serata. Io ringrazio tutti e mi scuso personalmente.